Ali lo conoscete, è tecnologico antelitera, la figlia peggio e quindi siamo pronti. Sonia, se ci dai l'ok? Ok, grazie. Buongiorno a tutti, sono Maria Cristina Ceresa, una giornalista del Sole 24 Ore e di Green Planner. Per me questo è un momento molto importante, direi felice, perché l'Italia ha una Green Factory unica al mondo. Questo grazie ovviamente a un imprenditore che voi tutti conoscete molto bene, Marco Zambolin, e ai suoi collaboratori che hanno portato proprio a creare questo impianto, ripeto, unico al mondo nella sua concezione ecologica e tecnologica. Ma abbiamo anche il piacere di avere qui con noi l'assessore Marnati, assessore alla regione, si occupa di innovazione e di ricerca. Assessore, lascio lei la parola. Avvisando tutti che in una maniera un po' particolare, ma comunque carina, dopo questi discorsi torniamo fuori, tagliamo il nastro e rientriamo per vedere il Technology Center nei minimi dettagli. Assessore, a lei. Grazie. Grazie mille. Peraltro, insomma, partecipare quando ci sono questo tipo di inaugurazione è sempre un bel momento, perché 2 anni praticamente non siamo usciti dai palazzi per via della pandemia. Poi è accaduto il tema recente della guerra e tra tantissime cose riuscire a partecipare a un evento di questo genere ovviamente mi fa molto piacere. Da novarese anche, non solo da assessore regionale, quindi vicino casa, in una zona territoriale che è questa qui del nord della provincia, che per fortuna è l'area che la locomotiva economica della regione Piemonte, insieme a una parte di Cuneo, lì è sul food, qua un altro tipo di attività, lo vediamo con la logistica, lo vediamo con la manifattura, le rubinetterie e tantissime aziende che stanno lavorando, quindi è un'area da tenere insomma come un gioiellino, perché si fa fatica, già il torinese non ha queste fortune. E quando si parla di transizione ecologica, ho visto dal poco che mi hanno raccontato, questa è transizione ecologica, quella che è la visione che noi abbiamo, cioè quando si parla di ambiente, all'epoca, già tornando indietro 10 anni fa, si vedeva il tema ambientale come un tema limitante per lo sviluppo economico. Oggi è il contrario, attraverso canali di ricerca e innovazione difficili, peraltro, perché è complicato capire anche i meccanismi, ci vogliono tanti studi, ci vogliono le università, il Politecnico, ci vogliono le risorse, perché alcune cose possono anche non andare a buon fine, ma tante invece per fortuna stanno portando sul nostro territorio, devo dire anche sulla nostra regione, grandi progetti che saranno utili non solo sull'immediato, ma soprattutto nel medio e lungo termine, perché quando parliamo di ambiente dobbiamo capire che gli effetti li vediamo solamente in tanti anni, cosa che molti magari giovani fanno fatica a comprendere. Ci vuole tanto lavoro, ci vuole tanto impegno, ci vuole tanta innovazione. Peraltro, tra tante cose negative, per chiudere, mi hanno detto di tenere star dentro i 3 minuti perché c'è tanto da fare, tanto da vedere. Ed è vero che c'è un momento storico complicato, ma dall'altra parte c'è un momento di grande crescita, di grande risorse che stanno arrivando sul nostro territorio. Non è facile attrarre i fondi europei, anzi è molto complicato, perché bisogna fare rete, squadra, bisogna avere i progetti, bisogna avere le capacità, bisogna avere anche un po' di visione, ma sui temi ambientali ci sarà tanto su cui dobbiamo far capire tanti imprenditori della zona. Questa è una realtà molto virtuosa, questa progettazione, peraltro con le finestre aperte, quindi sembra l'opposto di quello che si dovrebbe fare teoricamente quando si parla di efficientamento energetico. I nuovi modelli che arriveranno saranno quelli che probabilmente ci aiuteranno a superare tutte le criticità. Quindi io, più che farvi i miei in bocca al lupo, vi do anche la disponibilità se è necessario. Molte imprese fanno l'attività da sole, molte hanno bisogno del supporto pubblico. L'importante è che i soldi pubblici siano spesi bene e che siano un moltiplicatore sia per l'aspetto economico, sia per l'aspetto sociale, quindi assunzione dei posti di lavoro, e poi l'aspetto ambientale che ci interessa moltissimo. Grazie mille. Grazie a tutti. Quello che so è che Marco Zambolini, l'imprenditore che ha voluto fortemente questo progetto, apre
le mura e le porte di questo stabilimento per fare ricerca e innovazione, quindi assolutamente tenetevi in contatto. Lascio la parola al sindaco invece di Novara, che gentilmente ha accettato di venire qui, sapendo anche che da queste parti poi non solo passano gli agenti, come vediamo adesso, di tutta Italia, ma anche tanti clienti e tanti progetti. Esattamente, grazie a lei. Grazie, grazie. Beh, la dottoressa Ceresa di Green Planner è orgogliosa perché l'Italia ha una Green Factory unica al mondo. Io sono ancora più orgoglioso di lei perché il territorio novarese ha una Green Factory unica al mondo. Perché in questo territorio veramente ci sono tante aziende che fanno innovazione, ma da quello che mi hanno raccontato oggi, qui siamo a livelli altissimi, anche se, se consideriamo il fatto che in un momento come questo il tema del risparmio energetico diventa di fondamentale importanza per tutti i settori industriali e logistici del, del nostro territorio e dell'Italia intera, ovviamente, del nostro paese. Perché è importante? Il nostro territorio da qualche, diciamo da qualche anno a questa parte, da pochi anni a questa parte, ha cominciato ad attivare quella sua vocazione logistica che da sempre ha, ma che sostanzialmente non è mai partita. Noi facciamo parte di piani nazionali di sviluppo della logistica e piani europei di sviluppo della logistica. Ci sono due corridoi che passano proprio da qui. I piani regolatori della città di Novara, ma anche dei comuni limitrofi, prevedono la possibilità di insediamenti logistici, però questa cosa qui va evidentemente coniugata con il rispetto dell'ambiente e l'attenzione all'ecologia. Ecco perché il comune di Novara, avendo capito che stavano arrivando diversi investimenti e diversi investitori sulla nostra città, io direi anche finalmente, perché anche grazie a questo si fa sviluppo e crescita economica, ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Quindi abbiamo preparato un piano della logistica sostenibile dove abbiamo detto, abbiamo fatto 11 punti, non è un decalogo, sono 11 punti che abbiamo sviluppato e adesso dovranno essere approvati definitivamente da una commissione tecnica e dal Consiglio Comunale, dove diciamo sostanzialmente a quelli che si vogliono insediare a Novara che devono rispettare determinati canoni, determinati criteri di insediamento che rispettino l'ecologia, l'ambiente, dalla mobilità sostenibile dei dipendenti. Voi sapete, qui c'è il nuovo magazzino capannone di Amazon. Abbiamo spinto tantissimo per la realizzazione di una stazione ferroviaria lì, una delle prime in Europa, forse la prima in Europa, dove i dipendenti andranno a lavorare su un trenino. Se poi riusciamo ad alimentarlo ad idrogeno sarà ancora meglio questo trenino. Sull'uso delle acque, quindi sarà obbligatorio nei processi industriali, produttivi, utilizzare acqua non potabile. Il going net zero, quindi dovranno essere prodotte più energia rispetto a quella che si consuma dagli edifici che si insedieranno. Sono tutti questi punti qua dove noi andremo a dire chi si vuole insediare deve rispettare questa roba qui, perché la logistica è importante, è fondamentale per il nostro territorio, per le caratteristiche del nostro territorio, anche se non deve essere l'unico driver di sviluppo di un territorio, perché dal mio punto di vista la cosa più importante di tutte è quella di spingere tantissimo sulla ricerca scientifica che viene fatta sia a livello universitario, ma soprattutto sull'innovazione che viene fatta dagli imprenditori stessi, che sono quelli poi che lavorano ogni giorno sul campo e si ingegnano tutti i giorni, così come sta avvenendo in questa azienda da almeno 40 anni, per poter portare non soltanto benessere alla propria azienda da un punto di vista economico e di profitto, ma poi alla fine della fiera portano benessere all'ambiente, alla società e alla comunità in cui vivono, prosperano e lavorano. E questa è la cosa più importante di tutte, forse. Grazie. Grazie. Il giro di questo Technology Center, forse aggiungerete un punto ai vostri 11 punti, sono sicura, e glielo suggerisco. Allora, lascio la parola adesso al presidente Claudio Zilio di ICAR, presidente in carica, grazie, chiedendole, ne avete molti di associati che fanno cose così? Sì.
facendo una precisazione, non sono ancora in carica, entrerò in carica nel 2023. L'attuale presidente, il professor Busato, è all'estero per una questione sempre di AICA, quindi mi ha chiesto di sostituire. Diamo a Filippo l'altro presidente perché è corretto. Sintra è socio AICAR da tanti anni, giusto? Magari non tutti conoscono AICAR, è l'associazione che mette assieme più di 2200 soci, con la maggior parte delle aziende che si occupano del settore del condizionamento dell'aria, del riscaldamento, della refrigerazione, la maggior parte dei progettisti in Italia in questo settore, numerosi docenti dell'Accademia, ricercatori e anche molti giovani, devo dire. La domanda è se ce ne sono altri. Non sono certo che ce ne siano altri, di certo centri come questi non ce ne sono, è il primo che vedo. Per un'associazione che fa da più di 60 anni cultura nel campo del condizionamento dell'aria, nell'ottica di sostenibilità energetica e di benessere, direi che questo è un esempio veramente virtuoso e che richiede, ne parlavo prima anche con il titolare di Sintra, richiede una cultura importante soprattutto da parte dei progettisti, cioè un impianto che merita di essere capito, e questo speriamo come AICAR di continuare a veicolare questa cultura per favorire la diffusione di iniziative e di impianti ecosostenibili come questo. Aggiungo anche una parola come docente: io sono un docente che da sempre ha declinato la propria ricerca dal punto di vista sperimentale, e la possibilità di avere l'integrazione di impianti sperimentali di grossa taglia come questi all'interno dello stabilimento produttivo è un'idea sicuramente vincente, che quindi ha il mio applauso anche come docente. Quindi ringrazio per l'invito e in bocca al lupo davvero per questa iniziativa. Bene, grazie. Effettivamente sono favorevole alla cooperazione e non alla concorrenza. Allora, adesso un grande applauso a Marco Zambolin, che mi chiedo di raggiungermi. Allora, è circa un anno che conosco questo imprenditore perché ho seguito i vari passaggi. Quello che mi piace è che è sicuramente un visionario dal punto di vista tecnologico, ma è anche un uomo col pollice verde, anzi di più, perché gli viene molto naturale far crescere le piante, e questo è fondamentale sia per lo spirito che per l'aria e l'ambiente. Grazie Marco Zambolin. Grazie a te. Ringrazio ovviamente tutti quanti per aver accettato il nostro invito. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di arrivare a passare il nostro piccolo messaggio di tecnologia, cerchiamo di essere un esempio virtuoso di che cosa si può fare oggi nella realizzazione di fabbricati industriali e in genere di fabbricati di grande volume, dove è importante arrivare a considerare l'insieme del problema fabbricato, produzione e qualità di vita dell'individuo. Pensiamo e speriamo di essere un buon esempio da dover seguire per dimostrare che oggi si può fare business, fare produzione, rispettando l'ambiente, migliorando appunto l'ambiente, quindi quello che sta intorno alla persona che lavora all'interno di un'azienda industriale, sensibilizzare queste persone al rispetto della natura. Ci facciamo naturalmente, come diceva Cristina giustamente, il piacere di arrivare ad avere tanto verde intorno a noi. Penso che le persone che sono vicine al verde bello hanno più voglia di arrivare a doverlo rispettare. Portiamo il verde anche all'interno del fabbricato di produzione e non è un lusso. Cerchiamo di arrivare a far capire che oggi è possibile realizzare dei fabbricati che abbiano un'indipendenza energetica e un'indipendenza idrica, portando quasi a zero i consumi di riscaldamento e di condizionamento. Vedete che qua si sta abbastanza bene e per tutta l'estate non utilizziamo un solo kilowatt elettrico per arrivare a condizionare l'ambiente. È fatto soltanto questo raffrescamento per la concezione stessa della forma del fabbricato.
nella stagione invernale arriviamo con un canaletto soltanto là in fondo a scaldare 150 metri di capannone, dove non c'è nessuna differenza di temperatura e le persone stanno meglio. Curiamo l'aspetto dell'insonorizzazione all'interno del fabbricato di produzione, curiamo la pulizia dell'aria, la filtrazione dell'aria e sempre in maniera gratuita con l'energia fornita dal sole. Quindi se questo esempio di indipendenza energetica, di indipendenza idrica e di miglioramento della qualità di vita dell'individuo riesce ad essere percepita non come un lusso ma come qualche cosa che oggi si può fare in maniera semplicemente, permettetemi di dire, intelligente, quindi senza sprechi, si riesce a dover contribuire globalmente alla salvaguardia del nostro piccolissimo pianeta che, come ricordo sempre, se immaginiamo fosse una sfera di 2 metri di diametro, l'aria respirabile è meno di 1 millimetro, la fossa delle Marianne anch'essa è meno di 1 millimetro, quindi è una spruzzatina d'acqua su una grande sfera di 2 metri ed è in questa piccola spruzzatina d'acqua che passa tutta la vita nostra e dei nostri figli. Quindi si può fare e non è un lusso. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie Giulio anche a lei e intanto perché le cose ci piacciono strane riusciamo fra poco, facciamo il taglio del nastro e poi rientriamo per fare per prego? Rientriamo negli uffici e poi andiamo a vedere gli uffici che è anche un'altra parte molto interessante.